más que un partido, el partido. L'identità catalana contro il centralismo madrileno. Il primo trofeo stagionale pronto a brillare fra le mani dei vincitori. Buonasera da Daniele Carboni e da Alessio Nardo. Eccoci in diretta dunque per raccontarvi questa grandissima partita. Messi limite nell'area, avanza ancora lui, la lascia lì per Xavi. Si fa vedere Dani Alves, riceve invece Neymar. Fascia di destra, Neymar va a puntare il suo marcatore nell'occasione. Era ancora Fabio Coentrao, perso però il pallone dal Barcellona, può ripartire Real Madrid, ottimo qui il pressing portato da Isco che gioca corto ancora per Di Maria dentro in area di rigore. Di Maria può andare verso la porta, c'è anche Bale, Di Maria lo ignora, Di Maria calcia il pallone toccato da José Manuel Pinto, ma non può nulla perché va ad insaccarsi sull'angolino mancino. Il gol è di Angelito Di Maria che sblocca il match al decimo minuto. Barcellona 0, Real Madrid 1, azione di contropiede letale della formazione di Carlo Ancelotti. Bravissimo Di Maria a pescare l'angolino, non impeccabile Pinto, è già 1-0 al decimo minuto. Ma tutto è nato da un pallone perso banalmente da Dani Alves sulla propria tre quarti offensiva, ripartenza velocissima da parte del Real Madrid, ottimo il break di Isco che ha subito allargato sul binario mancino dove è scattato Benzema, è servito in realtà in questo caso da Gareth Bale, è scattato molto bene anche il Di Maria che è entrato in area di rigore, si è coordinato con il sinistro dopo un tentativo da parte di Mascherano di fermare il connazionale, palla che ha sbattuto sul palo e terminato in rete, il Real che passa in vantaggio al decimo minuto. Il portiere è stato anche caricato poi nel successivo calcio d'angolo, dunque la spalla crea dei problemi al numero 13 del Barcellona, l'estremo difensore, calcio d'angolo del Barcellona, già battuto, colpo di testa di Bartra e la palla va a finire in fondo al sacco. Il pareggio del Barcellona nel suo peggior momento, è arrivato il gol del canterano, è arrivato il gol del numero 15, Marc Bartra. Al 68esimo minuto, Barcellona 1, Real Madrid 1. E quando meno te l'aspetti arriva il colpo di Blaugrana, il colpo del giocatore che nemmeno avrebbe dovuto giocare questa partita, era in dubbio fino all'ultimo, è stato in dubbio fino ad un minuto dall'inizio della partita, Bartra che è andato a svettare su questo calcio d'angolo, colpo di testa bellissimo, palla che si è insaccata all'angolino. Trovato un 1-2 bellissimo Dani Alves e Messi, Real Madrid che adesso si distende molto bene con Coentrao lungo linea sulla fascia di sinistra per Gareth Bale, un calcio al pallone, gli corre dietro Bale, è lo strapotere fisico del gallese che entra in area di rigore dalla sinistra, Bale a tu per tu, convinto lo batte con la punta, Gareth Bale, il gol più bello dell'anno, salta tutti, entra dalla sinistra, tu per tu convinto con la punta, lo mette a sedere, la mette dentro, il Real Madrid all'84esimo minuto mette la freccia, Barcellona 1, Real Madrid 2, un euro gol di Gareth Bale. Che cosa ha fatto Gareth Bale? Sembrava Usain Bolt sul binario mancino, si è allungato il pallone, sembrava nettamente in vantaggio Bartra, e invece è arrivato prima di lui, ancora una volta Bale che è entrato in area di rigore a tu per tu con Pinto, lo ha battuto con un tocco liftato che è terminato se non sbaglio tra le gambe del portiere del Barcellona, 2-1 a 6 dalla fine, incredibile, ha tentato anche con una spallata il difensore del Barça di far fuori in questo caso Gareth Bale che però ha resistito, grandissima resistenza, straordinaria velocità da parte dell'ex giocatore del Tottenham, 2-1 da parte del Real Madrid, mancano 5 alla fine, a questo punto per il Barça è un'impresa rimontare. Finalmente Leo Messi, pallone in mezzo, messo ancora fuori da Pepe, Barcellona che non molla, di testa prova a rimetterla dentro Bartra, Real che si distende adesso in contropiede, Gareth Bale ha una possibilità di andare uno contro uno con Dani Alves, lo contrae col fisico Dani Alves, Bale guadagna però la rimessa laterale, quello che voleva, mancano 5 secondi alla fine di questa partita. È praticamente fatta per il Real Madrid che sta per brindare e brinda in questo momento perché finisce la partita, vince il Real Madrid 2-1 al Mestalla, grande festa per la formazione di Carlo Ancelotti. Non c'è più tempo, Real Madrid 2, Barcellona 1, decide un gol sontuoso, fantastico dell'extraterrestre Gareth Bale.